Oh, sono al telefono. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Oh, Mr. Leopold. Pronto? Pronto? Signor Pronto? Chantalin? Sì, sono io. Buongiorno. Sente? Sì, la sento. Sì, sono Mr. Leopold. Sì, ho visto dal numero. Ah, ok, ascolti, io sono arrivato adesso nella sua farma con Ah, è venuto dottore per un altro e due. viaggio? Sì, tra l'altro io avrei già una persona interessata a fare un sopralluogo a sua fattoria e Ah. già che c'ero. L'ho assoldato come autista per darmi una mano e è venuto su con un secondo camion per caricare altre cose. Ho capito. Se lei è disponibilità, noi siamo qua in farma, l'aspettiamo, carichiamo su un po' di roba, dopo se volete fare due chiacchiere tra di voi, se magari è interessato, fa vedere un po' la fattoria, dopo lo vedete voi, insomma. Sì. Guardi, sto rientrando in farm che sono qua nel campo qua a fianco che sto trebbiando il mais e ho i rimorchi cari pieni e sto rientrando proprio in farm per scaricare il mais, quindi guarda, il tempo di fare una curva entro dal cancello, quindi Ok, ci sono. siamo qua che aspettiamo, dopo. Arrivo. Oh, Mr. Leopold è arrivato per un altro viaggio e ha portato un acquirente. Ma però. Eccoci qua. Vado Eccolo, signor Chantalin. a scaricare un attimo, torno subito. Ok. Tanto sono qua. Allora, scarichiamo i rimorchi qui intanto. Sembra una bella aziendina qua, Mr. Leopold. Sì, io non l'ho vista tutto visto, solo ci sono i recinti e la farm qui centrale, però direi che è anche tenuta bene, Ok. spazi enormi, ma secondo me Lasciamo qui c'hai. Se scarico. sei interessato qui ho buona probabilità di. Eccolo. Buongiorno, Mr. Leopold. Chantalin, buongiorno, questo è il Buongiorno, signor piacere. Agri Buongiorno. 98. Buongiorno, Piacere, piacere. Chantalin. Agri. Piacere, piacere. Piacere. Ah, siete venuti con due camion, quindi ottimo, ottimo. Sì, con doppio rimorchio uno, così Ottimo, così guardiamo se vediamo. riusciamo a mettere su, se non tutto quasi. A parte Sì, che tanto la diamo trebbia ce l'ho in campo a raccogliere il mais e anche il 180 con i due rimorchi lo tengo qua per fino alla fine della raccolta del mais e dopo col trattore vengo giù io e l'ultimo viaggio portiamo la trebbia come eravamo d'accordo. Sì. Però gli diamo una bella botta oggi, caricarci un Sì. po' di roba. Ascolti, il signor Agri qui Sì. era in cerca di una fattoria. Ah. L'ho portato perché ha già andato a vedere altre fattorie, ma vista la regione qui gli interessava, quindi mi ha accompagnato, visto poi che anche la patente, mi ha accompagnato con la scusa di farmi un viaggio anche lui assieme. Ho capito. Quindi, non so, parlatevi tra di voi. Io tanto vado a vedere un attimo qualche mezzo a caricare, a vedere un po' di Sì, organizzare. sì, Voi, sì. se volete fare due chiacchiere, poi dopo. Va Bene, bene, io vado qua a vedere un attimo due mezzi, poi arrivo. va bene. Allora, niente, l'azienda, questa è l'azienda principale, qui c'è la casa anche. Ok. Dopo io avevo fatto un impianto di riscaldamento un po' per tutta la farm, che è qua dietro, che va a cippato, quindi Ah, quello lì. sì, io di solito da metà autunno fino a fine primavera riscaldavo perché una temprata alla casa e a tutto Certo. serve. Poi, beh, niente, quello che vede all'esterno lo porto via. Quello che Ok. vede sotto i capannoni glielo lascio. Ah, Qui c'è un capannone, ok. qua c'è dentro un macchinario per raccogliere le patate, barbabietole, cipolle, carote, quelle robe lì. Ok. Ho qui una seminatrice. Qua dietro ci sono le lame per quel macchinario delle cipolle e via dicendo. Qui c'è una Sì. trincia che è piuttosto antiquata, ma posso lasciarla tranquillamente perché mi costa di più traslocarla di quello che vale, quindi gliela regalo ben volentieri. Poi Ok. qui c'è l'officina per la gestione dei mezzi, i silos di stoccaggio del prodotto, ci sono altri silos per il stoccaggio di cippato, tabacco, patate, barbabietole e via dicendo. Ok. E lì in fondo ci sono altri capannoni. Qui c'è il deposito per il carburante. Perfetto. Questa attrezzatura gliela posso lasciare. Questo è un voltafieno, un piccolino,
un ranghinatore, le due falciatrici che io ho comprato, quelle nuove della Fella dal Mr. Leopold. Qui le lascio una pala, dopo le lascio anche il caricatore frontale per la pala. Questo va attaccato al Manitou, ma il Manitou me lo porto via, quindi potrei portarvi anche questo. Il trattore qui sotto lo porto via. E invece qui porta via tutto lei, in poche parole. Qui le lascio questa benna, serve per fare dei sacconi, che dopo le faccio vedere dove ho dei sacconi giù vicino ai cavalli da riempire con, si possono riempire con qualsiasi prodotto, con l'insilato, con mais, avena, quello che le serve per stoccare. Okay. Qui c'è una cisterna di erbicida, due di fertilizzanti liquidi e di semi. I semi. E niente, questa è la farm principale. Dopo al di qua c'è, ci sono un paio di trincee piccoline per il, per l'insilato, e qui c'è un altro deposito per prodotti. Qui mi sembra che è barbabietole e patate. No, ho capito. Dopo i campi qui sopra sono di mia proprietà, comunque dopo le faccio vedere sulla cartina. Ok, qui ci sarebbe il pollaio, qui c'è la lama per l'insilato, gliela lascio qua per le due trincee piccoline che ci sono lì sotto. Sì. E niente, dopo il resto dell'attrezzatura me la porto via, perché mi serve nella nuova azienda dove che ho comprato da Mr. Leopold. Quindi lei qua non lascia neanche un trattore, allora? No, i trattori no, se vuole le posso lasciare, le posso lasciare 110 con le forche, con col caricatore, visto che le devo lasciare il caricatore, potrei lasciarle 110. Ah, sì, sì, perché io sì, non ho pochi soldi e non ho niente. Ah, perché allora. Per cose... Ma cosa, ma cosa pensava di fare, più o meno dedicarsi molto a quello che è l'agricoltura? Ma per... io volevo volevo aprire un'azienda suinicola. Ah. Volevo mettere sui maiali, perché ho le strade per i maiali, ho delle conoscenze, quindi io mi mettevo. No, io maiali qui non ho mai avuto, ho avuto cavalli, ho avuto mucche, infatti le mucche le ho ancora qua, ma le porto via. Ok, quindi c'è la stalla delle mucche, perché volendo sì, potrei tenere su anche... Ah, adesso andiamo a visitarla, è qua vicina. Ok. Comunque al limite sì, le posso lasciare 110, sì, potrei lasciarle anche il rimorchietto qui per gli animali, se deve spostarsi i maiali, se le serve. Dopo altro il 180, no, il 180 me li porto via. Al limite, se fa maiali, siccome sto trebbiando il mais e ne ho anche parecchio, potrei lasciargliene, diciamo, metà raccolto di mais. Metà me lo porto via. Perché ce lo svuota lei. Sì, se non li vuoto, quasi, insomma. Ah, ho capito. Le lascio... Ma sì, posso lasciarle un po' di mais, magari un po' di patate per i maiali. Se hai maiali, qualcosa per i maiali, le la lascio. Dopo guardiamo un attimino cosa ho di preciso, certo, e vediamo di metterci d'accordo, insomma, va bene. Sono problemi. Comunque sì, se vuole andiamo a vedere le stalle, così le faccio vedere anche il capannone dove ho paglia e fieno, che però va paglia, bene. Un rimorchio, volevo un carico, volevo portarmelo via, okay. Però ne ho lì tanta, perché quest'anno ne ho fatta tanta paglia, quindi... Certo. Beh, bene, allora, se mi segue, le faccio vedere. Sì, sì. Viene anche lei, Mr. Leopold? Sì, vi accompagno anch'io, dai. Faccio due passi. Ok, qui c'è la stalla delle mucche. Vede che qua ho tutto... con l'acqua mi ero portato tutte le tubazioni per riempire l'abbeveratoio. Sì. Poi qui sto capannone è nuovo, l'ho messo, che è, l'ho fatto costruire da poco, infatti ho dentro il fieno, questo è fieno dell'annata scorsa, invece quello di qua è di quest'anno qua,
dell'ultima annata, che quello dell'anno scorso potrei quasi portarlo via, e un po' di paglia me la porto via. Comunque paglia ce n'è qua, vede bene che ne ho. Ah, qui di paia ce n'è tanta, sì. Sì, gliene lascio, ma più della metà gliela lascio, senza Va problemi. bene. Quello non è un problema. E dopo le lascio anche qua così, dove c'è il deposito del letame. Avevo messo un Eurotunnel, ho sotto la botte dei liquami e la botte lo span di letame, non sono nuovi, anzi sono vecchiotti, però glieli Ok. lascio. E qui ho il catamarano per caricare il letame. Il letame ce n'è anche qua parecchio, posso lasciarglielo. Qua il catamarano lei lo porta via. Ok. No, no, glielo lascio, glielo lascio. Funzionante, per quello è. Ci mette un attimo ad accendersi, però una volta che si accende, senti che motorino, che roba, Aspetta. Funzionante, senza problemi. Funziona tutto. Sembra anche in buone condizioni anche il Sì. motore, direi. Il motore ciocca un po' in testa, però va bene. Per niente questo c'è, insomma. Perde giri, si No, sente come perde giri. è un gioiellino questo. Bah, vabbè. Se lo gioco io, Ah, sì. Ah, comunque questo l'ho usato ancora a caricare il letame, lo tengo sempre qua. Non capisco. Letame io lo usavo anche per il mio frutteto lì in fondo, che adesso è un po' fermo, ma Ok. qui c'era la stalla. No, c'è, non è che c'era, c'era la stalla, c'è la stalla dei cavalli. Qui ci sono i sacconi che le dicevo, ma questi li può anche Ah. vendere un'ottantina di euro per saccone, lo prende se le serve. Sì. Ma questa Qui qui cos'è, la stalla dei cavalli che mi diceva? c'è la stalla dei cavalli, anche questa con tutta dotata con i tubi per l'acqua, per l'abbeveratoio. Qui avevo sotto un po' di paglia, un po' di fieno. Io qua demolirò tutto, io qua. Ah, perché qua così avevo giù tutto quello che sono gli ostacoli per i cavalli, per farli correre, che avevo tolto tutto per tagliare gli alberi e mettere una stalla di maiali, ma alla fine non l'ho mai fatto. Ma io E qua non avrò invece ci spazio. sono i frutteti, basta portargli acqua e letame. Certo, sì, dopo vanno da soli. E Sì. io lì dai cavalli demolirò tutto, farò due o tre stalle da 300-350 capi l'una Ah. per avere il giro giusto con i Sì, 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 suini, ecco. sì, sì, sì. Sì, comunque l'area è bella grande, insomma, spazio ce n'è tanto. Se i cavalli non li usa, se non ha intenzione No. di tenere cavalli, qui l'area è parecchio grande, basta la staccionata, basta toglierla. E qui Sì, c'è infatti dovrò chiamare. un'area bella. Aspetta, Bella. ciao. Sì, dovrò chiamare una Enorme. ditta da bonificare, insomma, Sì, 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 sì. ci vorranno un po' di soldi. I campi qua sopra sono quasi tutti già di proprietà, quindi ha anche parecchi campi. Insomma, adesso questo no, ma quelli lì sopra, questi qua sopra sono già di proprietà. Da questo in su sono tutti di proprietà. Sono già preparati, sono già lavorati, pronti per la semina, quindi anche se vuole fare semina autunnale di certi prodotti, sono già pronti per essere seminati, insomma. Certo, sì, si sente che il terreno è soffice, quindi. Sì, è terra buona, qui rende parecchio, insomma. Qui il terreno Bene. rende parecchio. Dopo come altre zone, c'è qualcos'altro? Siamo. C'è una zona artigianale dove ci sono varie aziende di produzione, c'è
una segheria che rifornivo io con il legname, poi c'è una fabbrica che lavora le patate, che fa patatine fritte, poi c'è una latteria, un panificio, no, c'è una bella zona, comunque è un po' più lontana, magari prendiamo l'auto e andiamo con la macchina e le faccio vedere Sì. anche quella zona. Sì, va bene. Ma Sì, sì, che io con sono. quelle aziende ho già i contatti, gli ho già detto che se vendo chi viene, mi hanno già detto che prenderanno contatti anche loro per l'acquisizione di prodotti, il panificio che le chiederà magari frumento, uova per la produzione del pane, dopo la segheria ogni tanto ho i contatti con la forestale, c'è una zona di foresta qua vicina, di solito vado a tagliargli gli alberi, li porto in segheria, me li paga e via, insomma. Va bene. No. Dopo lei mi darà tutti i Sì, contatti che. beh, quello sicuramente, tanto io ho ancora un paio di settimane, dovrò rimanere qua perché devo finire un attimino, una settimana circa, devo Ok, finire ma con l'attrebbiatura e... se ad un caso andiamo tutti d'accordo con tutto, che tempi avete voi come liberare? Ma adesso dipende anche da Mr. Leopold, ma io devo finire di trebbiare il campo 1 di mais e dopo posso liberare, insomma. Posso Ok, ma io finire di liberare. potrei già iniziare i lavori, ad esempio di smantellamento del recinto dei cavalli Sì, i oppure. cavalli io quelli che avevo li ho già riconsegnati. Perché non erano miei, li Ah, ok. avevo, sì, li tenevo per un mio amico, gli ho già detto, guarda che io vado via, è venuto a riprenderli, quindi è già Perfetto. vuoto. Le mucche adesso a breve spero di spostarle. Ma le mucche lo tengo il recinto del. No, beh, quei lavori lì può iniziare, se vuole anche iniziare a lavorare già i campi, le ho detto, al Ah, limite sì. il 110 posso lasciarglielo. Posso lasciarle quel Dopo trattore lì, va là, glielo lascio. sentirò da Mr. Leopold i prezzi che vi fa sui macchinari e vediamo. Ah, beh, quello mettetevi d'accordo voi. Sì, dopo quello vediamo. Facciamo tutto un Bene. conto. Bueno, allora Bene. andiamo a vedere la zona artigianale. Sì. Boh, andiamo. Andiamo. Eccoci. Allora, questa è la zona artigianale. Beh, qui c'è la latteria con la lavorazione per formaggio, burro, gelati, fa. Qui c'è uno zuccherificio con le barbabietole per la sempre per la latteria. Poi Ah, ho capito. qui c'è la segheria. Qui c'è le porta i tronchi, lui fa le assi e dopo qui con le assi fanno i bancali. Ok. Qui c'è bancali che usano un po' per tutte le fabbriche. Qui c'è appunto quello delle patatine che sta ancora finendo di lavorare le ultime patate che gli avevo portato io. Qui sopra c'è il panificio. Adesso le faccio vedere velocemente, guarda che dopo prende Sì, lei i ma dopo. contatti se vuole il panificio, per esempio, non l'ho mai fatto, non gli ho, l'hanno appena aperto da poco, non gli ho mai portato niente. Beh, sicuramente io farò andare avanti la latteria, visto che terrò le mucche. E basta. Poi qua sopra abbiamo un'altra zona, qui c'è la produzione di miele con gli alveari. Ah, qui trovo un altro trattore che anche questo glielo posso lasciare. Ok. Questo è praticamente nuovo, è sempre rimasto qua, l'ho sempre usato solo per portare in giro l'acqua, acqua che tra l'altro c'è qua senza. E qui c'è una fabbrica di whisky, anche questa non è mai... sì, ha iniziato, ha fatto un cartone di whisky e basta. E invece qua sopra c'è un'altra fabbrica che ho sempre fatto lavorare, che è la cantina vinicola,
che mi sono dimenticato di farle vedere fuori dalla farm. Ho giù un vigneto per la produzione del vino, vino che portavo qui appunto per la produzione sì, Sì, vino, l'uva che l'uva portava qua. che portavo qua per la produzione del vino. Infatti ci sono qua anche dei bancali di vino da vendere, e qua c'è dell'uva che avevo portato io, per la cantina minicola, insomma. Ho perso 100.000. Ah, ecco. Ecco, praticamente, quello che ha visto, i muletti sono, questo muletto è qui della cantina vinicola, il trattore lì posso lasciarglielo, ha visto giù vicino alla segheria, c'era giù lo step a quello per caricare i tronchi, Sì. anche quello glielo posso lasciare. Ok. Adesso, parlando di soldini, praticamente, allora. La farm con i recinti, i capannoni che ha visto, il capannone dove c'è dentro il fieno e tutto, Sì. se le lascio un po' di prodotto anche nei silos, le lascio il clas che c'è qua, e se le serve le lascio anche il 110. Oh, aspetta un attimo che mi prendo da sedere perché Un sto po' già venendo giù di testa. i contratti che ci sono già avviati con le fabbriche qua, io pensavo a 1,5 milioni. No, cioè, come? No, non ho capito. Un'azienda già avviata, ci sono già campi già pronti per la lavorazione. C'è la Sì, ho stalla delle capito. mucche, c'è il frutteto, ci sono tutti i contratti con le fabbriche, c'è il vigneto. Insomma, non mi sembra di chiedere un'esagerazione. Beh, insomma, mi lascia allora. Partiamo dal presupposto che mi lascia degli attrezzi che sono. Sì, non Ecco, sono nuovissimi, quello è come non lasciarli. tipo la carica letame, se mi vengono No, cose due comunque, volte. no, quello è un gioiellino. La trincia non la voglio neanche sentire mettere in moto perché Ma anche quella non sicuramente. è tanto che ho trinciato tutto il mio campo 19, quindi, anzi, a proposito, dietro vicino al recinto delle mucche, dietro al capannone nuovo che ho fatto fare da poco, c'è una trincea con dentro quello che ho trinciato del campo 19. Quindi ha già lì dell'insilato per le mucche. Basta coprire la trincea e avere pazienza che maturi. Ah, io la cifra che vuole lei non riesco a dargliela. E quanto aveva intenzione di. Io voglio star sotto del milione io. Allora, sotto il milione si potrebbe fare una cifra tipo 999.999 euro. Mi prende proprio all'osso, mi prende allora, Insomma, lì. no, ho detto, le attrezzature sono quelle che sono, a parte che il class che c'è qui è nuovo, avrà su forse 2 ore di lavoro. È nuovo fiammante, cioè me l'ha consegnato il negoziante, l'ho portato qua, è scaricato dal camion e non si è mai mosso dalla zona artigianale. E dopo le lascio anche se vuole il 110, che anche non ha tantissime ore. Ha una seminatrice che l'ho usata poco o niente, non è grande, è da 3 metri, però per iniziare va benissimo. Quello sì. E le lascio un po' di semi, le lascio la roba per la fienagione. Ah, non ha un coltivatore? Se ha un coltivatore da lasciarmi, facciamo 1.000.000 No, il coltivatore o il maschio, l'ho già portato di là, mi sembra che è già andato, quindi niente. ai. Dopo ci sono i contratti con le fabbriche, le dico che qua pagano bene con le fabbriche, si guadagna. Sì. Però no, sotto il milione, le ho detto se proprio 1 euro glielo lascio proprio per farle il piacere di andare sotto il milione, ma non di più perché no. Devo anche pagare Mr. Leopold per acquistare la nuova azienda, cioè non è che. Eh già. E non mi costa 1 milione la nuova azienda, e c'è molto meno perché ci sono meno campi, e dopo è vero che è un'altra zona e tutto, il terreno costa di più anche in quella zona lì, però gli sborso 1,750 di là, non è.
Un milioncino devo incassarlo da qua. Campi ne ha, dai, signor Agri, lavorano. Su. Signor Agri, guarda che qua casca in piedi. Tanto che andiamo giù, ci penso. Se vuole posso eventualmente dirle: mi dà mezzo milione subito e mezzo milione me li dà a fine primavera. Ecco, loro discorso mi piace già di più. Perché tanto anch'io sono d'accordo con Mr. Leopold che una parte gliela do adesso, una parte glielo do in primavera, una parte in fine estate. Quindi potrei, se mi dà mezzo milione adesso e mezzo milione a fine primavera, può andare bene, insomma. Beh, intanto che andiamo giù, torniamo giù in farm, ci penso. Va bene. Va bene? Boh, andiamo. Andiamo giù, allora. Allora, ha pensato a sto milione? Allora, io ho pensato, però devo avere una sicurezza. Sentiamo. Che i due strafanti qua vadano in moto bene. Sì, li ho usati tutta la stagione. Guarda, le lascio anche qua la botte per l'erbicida e per il fertilizzante liquido. Sì, ho capito, però me li mette in moto i due strafanti. No, madonna, guarda, con questo ci ho tirato su tutte le cipolle e tutte le carote tutta la stagione. Va, senti che roba, senti che robetta, guarda. Va via che è un gioiello, guarda. Guarda. Anzi, gliela metto già sotto, la metto già sotto qua, guarda, assieme alla trincia, è fantastica. E la trincia, le ho detto, ho trinciato il mais, vede bene, è ancora sporco. Senti. Visto che ho il moto, guarda. Abbassa, accende, guarda, funziona tutto. Ma tanta roba. Sì. Funziona tutto, gli ho fatto la manutenzione, l'unica cosa è da lavare perché ha ancora le ruote sporche. Le ho detto, ho trinciato il campo qui fuori dalla farm. Ah, e dopo c'è anche il vigneto, gliel'ho detto. Ah sì, vigneto. È il vigneto qua di fuori. Okay, dai, meno di un milione non posso. Va bene, dai, chiudiamo l'accordo così. Va bene, una stretta di mano, Mr. Leopold. Faccio da testimone. Testimone. Fa una stretta di mano, d'accordo per un milione. D'accordo. Ok. Allora. Pagamento in due tranche, vero? Sì, beh, però... va bene, come avevamo detto. Va due, bene. Tre tranche, quattro. No, due. Due. Due, va bene. Mezzo milione quando portiamo via la trebbia, che firmiamo i documenti, che le lascio proprio all'azienda, e l'altro mezzo milione a fine primavera vengo io a trovarla e mi fa il bonifico. Va bene. Va bene. Buon. A questo punto, domanda. Io avrei un po' fretta di mettere sulle spalle. Come possiamo fare? Le ho detto, allora, vale, io nel più breve tempo possibile, anche Mr. Leopold, siamo ad inizio autunno... Per la metà dell'autunno l'azienda è sua. Ok. È il tempo di finire di trebbiare il campo 1 qui di fuori e portare via le bestie. Io però posso far venire la gente a far smontare... Va bene. Perfetto, posso. Benone. Bom. Allora, voi partite, io vado a finire di trebbiarmi il campo, voilà. Ok. Va bene. Va bene. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Mister Leopold, lei vada lì in farm, scarichi lì tutto l'ambarandan qui... Nell'altra azienda, dopo l'aspetto per il prossimo viaggio, cos'è? Abbiamo qua ancora il caricatore. Sì. E dopo, ma non c'è mica qui tanta roba, eh. C'è qui il New Holland, qui, il telescopico. Il 110 abbiamo detto che glielo lasciamo. Il camion me lo porto giù, al limite le caricherò il 180 con i due rimorchietti. Ok, e sì, dopo io vengo giù con il camion e via. Magari vengo qua, ci sentiamo al telefono, mi dice cosa c'è da caricare, in base a quello vengo con uno o due rimorchi o addirittura con doppio camion, vediamo. Dai. Va bene, vi saluto. Senta, noi partiamo. Arrivederci. Arrivederci. Ci sentiamo. Andiamo a finire di trebbiare il campo.